Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il clemente e il misericordioso. Il nostro sermone oggi porta il titolo Lezioni morali apprese dal sermone di Dio. Ma prima di tutto, lode ad Allah, Signore dell'universo, che disse nel nobile Corano: oggi ho reso perfetta la vostra religione, ho completato per voi la mia grazia e mi è piaciuto darvi per religione l'Islam. È testimonio che non c'è divinità oltre ad Allah, l'unico senza alcun socio, e che il nostro maestro e profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero. O Allah, concedi la tua pace e le benedizioni a lui, alla sua famiglia, ai suoi compagni e a coloro che le seguirono con rettitudine fino all'ultimo giorno, seguitando e merito. Allah, l'Altissimo, inviò il messaggero pace e benedizione di Allah su di lui, con la guida e la religione della verità, per portare le persone dalla tenebre alla luce e per guidarli alla via retta, alla salvezza e alla felicità nella vita mondana e in quella dell'aldilà. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, invitava la gente ad adottare i sublimi valori, le virtù migliori, completando la missione divina al modo migliore e perfettissimo. Dedicava tutta la sua vita ad esaltare i valori umanitari con le parole e con le azioni. Quando Allah, l'Onnipotente, autorizzò il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, ad eseguire il quinto pilastro dell'Islam, cioè Hajj o il pellegrinaggio, il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, si fermò ad Arafat, alle rocce, in mezzo al più grande raduno dell'umanità in quel momento, spiegando i rituali di Hajj e ai suoi compagni e a quelli che le seguirono, esaltando le virtù umanitarie ed etiche. Nel momento in cui sentiva la vicinanza della morte e alla fine della propria vita, il suo sermone includeva molti grandi eloquenti, considerate una dottrina a tutta l'umanità. Tra queste lezioni morali ricordiamo l'esaltazione del principio della giustizia e dell'equità tra tutta la gente. Di questo disse il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui: o gente, Allah disse, o uomini, vi abbiamo creato da un maschio o da una femmina e abbiamo fatto di voi popoli e tribù affinché vi conoscete a vicenda. Presso Allah, il più nobile di voi è colui che più lo teme. Un arabo non è superiore ad un persiano, né un bianco ad un nero, tranne che in timore di Allah. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, fece del timore di Allah la buona azione, il criterio della preferenza in base all'ordine di Allah, l'Onnipotente, rivelato nel nobile Corano. O uomini, vi abbiamo creato da un maschio e da una femmina e abbiamo fatto di voi popoli e tribù affinché vi conoscete a vicenda. Presso Allah, il più nobile di voi è colui che più lo teme, e in verità Allah è sapiente, ben informato. Tutte le persone sono uguali in diritti e doveri, senza discriminazione di classe o pregiudizio tribale. E questo è ciò che è richiesto dalla giustizia, che è l'equilibrio tra le istituzioni del diritto, la moderazione delle nazioni. Allah disse: quando parlate siate giusti, anche se è coinvolto un parente. Allah disse: Allah vi ordina di restituire i depositi ai loro proprietari e di giudicare con equità quando giudicate tra gli uomini. E disse anche: non vi spinga all'iniquità l'odio per un certo popolo, siate equi. L'equità è consona alla devozione, temete Allah, Allah è ben informato su quello che fate. Tra queste lezioni c'è anche la sacralità del sangue, dell'onore e delle proprietà, narrato da Abdurrahman ben Abi Bakra, che Allah si compiace di lui, che una volta il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, stava cavalcando il suo cammello e un uomo teneva le redini. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, chiese: che giorno è oggi?
Rimanemmo in silenzio, pensando che avesse potuto dare a quel giorno un altro nome. Disse: non è il giorno di Nahr, macellazione degli animali del sacrificio? Abbiamo risposto sì, e inoltre chiese: di che mese è questo? Restammo di nuovo in silenzio, pensando che volesse dargli un altro nome. Quindi disse: non è forse il mese di Zu al-Hijjah? Rispondemmo sì. Disse: è in verità il vostro sangue, proprietà, onore, sono sacri tra voi, cioè i musulmani, come la sacralità di questo vostro giorno, in questo mese e in questa vostra città. Informate coloro che sono assenti, perché coloro che sono assenti potrebbero comprendere quello che ho detto meglio del pubblico attuale. E in questa situazione il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, atterrò l'attenzione dei suoi compagni e portò alla loro mente queste parole eloquenti che includevano questo nobile metodo profetico basato sulla sacralità del sangue, del denaro e dell'onore. Nessuno ha il diritto di violare queste tre cose, perché l'Islam invita alla pace, alla sicurezza e alla stabilità della vita e non fa distinzione tra un essere umano e qualsiasi altro essere umano, indipendentemente dalla razza, colore o religione, perché la Sharia islamica garantisce la pace, la stabilità e la sicurezza a tutta l'umanità. Allah disse: E a parte il buon diritto, non uccidete nessuno di coloro che Allah ha reso sacri. Ecco quello che vi comanda affinché comprendiate. Allah, l'Onnipotente, vede quello che uccide una sola anima ingiustamente come se uccidesse tutta l'umanità. Allah, l'Onnipotente, disse: chiunque uccida un uomo che non abbia ucciso a sua volta o che non abbia sparso la corruzione sulla terra sarà come se avesse ucciso l'umanità intera, e chi ne abbia salvato uno sarà come se avesse salvato tutta l'umanità. Al fine di confermare la sacralità del sangue e la condanna dell'aggressione verso gli altri, il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, avvertì nel sermone di addio della violazione della sacralità del sangue umano, dove il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: state attenti a non andare alla rovina dopo di me, litigando tra voi e facendovi violenza l'uni gli altri. L'Islam ha proibito la trasgressione sul denaro come ha proibito la trasgressione sulle anime in ogni forma. Allah, l'Onnipotente, disse: o voi che credete, non divorate vicendevolmente i vostri beni, ma commerciate con mutuo consenso e non uccidetevi da voi stessi. Allah è misericordioso verso di voi. Disse Allah anche l'Altissimo: non divoratevi l'un l'altro i vostri beni e non datene ai giudici affinché vi permettano di appropriarvi di una parte dei beni altrui inquietamente o consapevolmente. Al fine di preservare il bene pubblico, la legge islamica proibì il furto e ha previsto una punizione disausiva per essa. Ed è questo, disse Allah l'Onnipotente: tagliate la mano al ladro e alla ladra per punirli di quello che hanno fatto, e come sanzione da parte di Allah, Allah è eccelso e saggio. L'Islam anche proibisce l'espropriazione e le città della terra degli altri in qualsiasi forma. Di questo il messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: L'usurpatore di un pezzettino di terra verrà il giorno del giudizio universale con un colletto che misura 7 volte questa terra e sarà posto al collo suo come una punizione divina. Allo stesso modo l'Islam proibisce di attaccare o violare l'onore delle persone in qualsiasi forma, siano musulmani e non musulmani o non musulmani. L'Islam anche proibisce l'adulterio. Allah, gloria a lui, disse: non ti avvicinare alla fornicazione, è davvero cosa turbe e un tristo sentiero.
Allo stesso modo il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, proibì severamente di accusare le donne caste di fornicazione senza prove, dicendo: evitate di commettere i 7 grandi peccati che uccidono. Gli fu chiesto quali sono il messaggero di Allah, e gli rispose: e l'accusa senza prove, donne caste, negligenti e credenti, di fornicazione. Proibì anche l'insulto e la maldizione, dicendo: l'insultare un musulmano è una perversità e combatterlo è un'incrudeltà. Tra la morale di questo sermone c'è anche la chiamata all'unione e l'avvertimento contro la dispersione, dove disse il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui: il diavolo ha disperato di essere adorato nella vostra terra fino alla fine dei tempi. Era soddisfatto che tu non fossi a conoscenza degli atti vili. Prestate attenzione quindi alla vostra religione. Pertanto, uniamoci e aderiamo all'alleanza di Allah, gloria a Lui, a colui che dice: e aggrappiamoci all'alleanza di Allah e non dovete essere divisi, e obbedite ad Allah e al suo messaggero, non litigate, altrimenti vacillerete e perderete la forza. E dovete sapere che la dispersione e la divisione non hanno nulla a che fare con l'Islam. Allah, gloria a Lui, disse: tu non sei responsabile di coloro che hanno fatto scismi nella loro religione e hanno formato delle sette. La loro sorte appartiene ad Allah. Li informerà di quello che hanno fatto. L'Islam chiede l'unione e mette in guardia contro la disunione e la dispersione. Tra la morale anche di questo sermone di addio vi è l'obbligo di adottare i precetti del libro di Allah, cioè il Corano, gloria a Lui, e la sunna del suo messaggero, pace e benedizione di Allah su di Lui, che disse: lascio a voi una cosa, se la fate non vi perderete mai dopo di me, il libro di Allah, cioè il Corano, e la mia sunna. Il nobile Corano è l'eterno miracolo, l'errore è lungi dal toccarlo, né prima né dietro, non cambia nel tempo. E no, con quelle e con la sunna del profeta, pace e benedizione di Allah, che Allah estingue le passioni e se estermina le differenze. Allah, gloria a Lui, disse: o voi che credete, obbedite ad Allah e al messaggero e a coloro che di voi che hanno l'autorità. Se siete disaccordi in qualsiasi cosa, in qualcosa, fate riferimento ad Allah e al messaggero. Se credete in Allah e nell'ultimo giorno, è la cosa migliore e l'interpretazione più sicura. Impegnarsi nel Corano e nella Sunna è un segno per la fede e la prova della pietà. Allah, gloria a Lui, disse: no, per il tuo Signore non saranno credenti finché non ti avranno eletto giudice delle loro discordie e finché non avranno accettato senza recriminare quello che avrai deciso, sottomettendosi con un modo completo. Detto questo, imploro il perdono di Allah sia per me che per voi. Ritorniamo. Lode ad Allah, Signore dell'universo, affinché la salvezza e le benedizioni di Allah siano conferite all'onesto profeta, alla sua famiglia, ai suoi compagni, ai loro giusti seguaci fino all'ultimo giorno. Quindi, i miei fratelli nell'Islam, certo, il sermone di addio è il primo documento e la prima dichiarazione sulla protezione dei diritti umani, perché contiene valori che preservano la dignità dell'uomo, realizza la sua pace e la sua sicurezza. Una delle morali attratte o trattate da questo sermone c'è oppure è il posto occupato dalle donne nella Sharia islamica. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, fece il testamento a favore della donna in riconoscimento della sua posizione. Le donne sono le sorelle equivalenti degli uomini in diritti e doveri reciproci tra i due sessi. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: hai diritti che appartengono alle tue mogli e hanno diritti che appartengono a te.
L'Islam ha onorato la donna come madre, sorella, figlia e moglie. Le assicura i diritti che garantiscono la felicità sia qui che nell'aldilà e preserva la dignità umana. Interrogato da un uomo, cioè il profeta, quale degli umani merita di più la mia buona compagnia? Il profeta rispose: è tua madre. L'uomo reinterpretò: allora chi è? Il profeta rispose: è tua madre. L'uomo reinterpretò: allora chi è? Il profeta rispose: è tua madre. L'uomo reinterpretò: allora chi è? Il profeta rispose: è tua madre. L'uomo reinterpretò: allora chi è? Il profeta rispose: è tuo padre. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse anche: chiunque abbia tre figlie e starà attento a educarle, dare loro da mangiare, dare loro qualcosa da bere e vestirsi con i propri beni, saranno un baluardo contro l'inferno nell'ultimo giorno. In un'altra versione disse che se prende cura di due o tre ragazze, due o tre fino a quando non invecchia o muore, sarò con lui l'ultimo giorno come il pollice e il mezzo. Secondo Abu Huraira, che Allah sia contento di lui, il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: resta al passo con le donne, sono create con i fianchi. Il fianco più curvo è alto, se lo aggiusti rischi di romperlo, se lo lasci in quel modo rimane curvo. Parli bene con le donne, la parola buono comprende tutte le forme di bontà, che richiede che l'uomo si comporti con le donne nel contesto dei buoni valori impliciti nella sua posizione di uomo. Dobbiamo tutti applicare tali valori che contengono il bene per tutta l'umanità. Questi sono davvero senza precedenti nella storia dell'umanità. Questo sermone di addio ha saldamente ancorato le regole dei diritti umani e tracciano i principali valori umani ed etici che, una volta che le persone si impegnano e comprendono, garantiranno la felicità della vita mondana e quella di al di là. O nostro Signore, approvaci da noi le opere buone. Tu sei l'uditore, l'onnisciente. Approvi il nostro pentimento. Tu sei colui che accetta il pentimento. Tu sei il misericordioso. Grazie dell'ascolto.